Visita per Siri. Le notizie non sono buone. L'avvocato non vede nessuna via d'uscita. Non lo voglio più. Io invece ti do una notizia buona. Abel sta molto male. Lo so, è all'ospedale in condizioni piuttosto gravi. Dicono che non ne avrà per molto. È vero, gli danno meno di una settimana. Io avrei un'idea. Forse è assurda, ma tu ascolta lo stesso. Quando ho ammazzato Rubish, Abel era lì vicino. Infatti il processo ha sputato tutto quello che sapeva, ma non mi ha danneggiato. Quello che invece conta è che lui era lì e che era l'unico ad essere lì. Allora? Gli restano pochi giorni di vita, il che vuol dire che non ha più niente da perdere. Io invece sono chiuso qui perché mi hanno giudicato colpevole solo sulla base di una prova indiziaria. Se in punto di morte Abel dicesse sono stato io, ammetto la mia colpa. Ormai non ha più niente da perdere. Deve pensare a lasciare qualcosa alla moglie e al figlio, che finora è sempre vissuto di espedienti. E sappiamo che Abel non ha un centesimo. È sempre stato povero. Prova a offrirgli dei soldi. Tutti i soldi che vuole. Compragli una confessione completa. Signor Sirich. E tu sei andato all'ospedale a trovarlo? Volevo vedere come stava. A rendermi conto se poteva avere ancora qualche speranza. Allora, come ha accolto l'offerta? Non gli ho ancora detto niente. Domani ci ritorno. Prima devo farmi un'idea della reazione che potrebbe avere di fronte alla mia proposta. Sei in grado di capirne il significato qualora dovessi fargliela? Sai bene come sono andate realmente le cose in quel bar. Il locale aveva già chiuso, i camerieri se n'erano andati. Solo Abel c'era ancora, perché era tornato indietro a prendere l'impermeabile, dato che aveva cominciato a piovere. È entrato nel locale, che era buio. Ha visto la luce nell'ufficio e ha pensato che l'avessero dimenticata accesa. E ha sentito lo sparo. Sì, ha sentito lo sparo. Poi le grida e i lamenti. Questa storia l'ho sentita almeno una decina di volte. Allora, dichiara Abel, sono scappato. Ho sentito che qualcuno usciva dall'ufficio e mi inseguiva, ma io sono riuscito a fuggire. Non hanno mai sospettato di lui. Di un idiota del genere. Se è un idiota, speri che si addossi la colpa. Certo, proprio perché è un idiota. E perché dovrebbe farlo? Perché ha una moglie che non sa come mantenere, un figlio inetto e incapace. Due ottimi motivi per un uomo che ha ancora un po' di interesse per la propria famiglia. O forse lui non vede l'ora di perderla. È un'idea di Alex? Sì. Siete una coppia di visionari. Sì, li metta pure in quel vaso. Appassiranno anche loro, come abbassisco io. Sa una cosa? Ho riflettuto molto su di lei. È una conseguenza del fatto che la notte non dormo. Di notte i pensieri girano per il cervello. Ora sono sul punto di partire e sono felici di poter lasciare questo cranio. Avanti. Si decida a parlare. Cos'è che vuole da me? Sa, uno che come me ha fatto per tanti anni il cameriere non perde il vizio, quindi le farò la domanda che ho fatto milioni di volte ad altri. Cosa desidera, signore? Vorrei parlarle della sua famiglia, di sua moglie, di suo figlio. Ha pensato al loro futuro. La riguarda?
No. Ma credo che per lei sia un problema grave. Pensa che abbia ancora problemi? Non so, ma se ne avesse, io potrei farle una proposta molto interessante, sulla quale potrebbe riflettere in tutta calma. Non è una proposta mia, è di mio fratello, che la saluta molto. Signor Abel. Sì? Da suo marito c'è una persona. Come? Una persona? E chi è? Il signor Sirik. Allora? Ha detto di sì. No, ma non ha rifiutato. Non senti che suonano? Perché tu non potevi aprire? Buonasera, signor Sirik. Entri pure. Prego. Salve, Benny. Bravo, continua a comprarti le sigarette. Lo capisci o no che non ce lo possiamo permettere? Lei sta creando confusione in casa nostra. Se ne rende conto? Aspetta, fallo parlare. Dobbiamo sapere qual è la sua proposta, se la cosa ci conviene o no. La mia proposta è semplice. Suo marito dovrà deporre spontaneamente davanti a un magistrato. Nella deposizione dichiarerà che, sentendosi così vicino alla morte, la sua coscienza non gli consente di presentarsi davanti a Dio con una colpa così grave. È una follia, è completamente assurdo. La gente che conosce Abel scoppierebbe dalle risate. No, 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 lei non ha pensato a tanti dettagli, non è possibile. È un peccato, ma non ha né testa né coda. Scusate. Però lei ha detto, è un peccato. Sì, certo, è una sfortuna. Dà anche a me una sigaretta. Vede, signor Sirik, io dovrei sbatterla fuori di casa. Mi ha sentito? Perché ci sta offendendo. Me e mio figlio. E anche mio marito, in fondo. Ma poi sento dentro di me una voce che dice: amica mia, sei impazzita. Questo non te lo puoi permettere. E la voce dice anche un'altra cosa. Tuo marito, che nella sua vita non è mai riuscito a combinare niente di buono, adesso ti offre questa occasione. E tu non puoi permetterti il lusso di perderla. Mamma, sono 300.000 marchi. Ma no, Benny, non potremo neanche farlo sapere. Però sarebbero nostri. Cosa ha detto mia moglie? E mio figlio? Ora staranno lodando Dio, eh? Lo ringrazieranno. Cosa vogliono fare? Comprarsi un'auto nuova? Oppure pensano di partire, di viaggiare in treno, in aereo? Adesso per loro si apriranno le porte di tutto il mondo. Vedi, Sirik, nella mia vita non ho mai contato niente. Ma adesso... adesso sono importante. Scusatemi, c'è una visita. Qua
Quando vuole, possiamo cominciare. Bene. È arrivato l'avvocato con un medico e ha portato anche un prete. Ricorda bene quello che deve dire. Stia tranquillo. Ogni lettera. E mantenga un contegno adatto. Certo. Per un compenso del genere ne vale la pena. Ecco, noi abitavamo qui. Avevate un panorama bellissimo. Unico. Sì, una vista eccezionale. E senti una cosa, questo sarebbe il famoso museo di Dahlem. Esattamente. L'hai visitato? Sì, per forza. È quasi un dovere. Uh-huh. Inoltre ci sono... Ah, senta. Permetti? Certo. Grazie, signore. Già, e questa... Oh, guarda qui, questa è la veduta dal lato opposto della casa. Incredibile, eh? Svolta nel caso Rubish, confessione del cameriere. Questo sì che è veramente incredibile. Tieni, leggi. Scusi, dov'è un telefono? Sì? Sì, l'ho saputo proprio adesso. Senti, il cameriere, ma mi sembra pazzia pura. Lo so, ma si tratta pur sempre di una confessione. Ho appena letto il testo. È stata resa davanti a un avvocato che l'ha autenticata. Fra poco ho appuntamento col sostituto procuratore per andare insieme all'ospedale. Spero che non ci voglia molto, perché ho un altro appuntamento. Voi siete della polizia criminale, vero? Già. Sì. Senta, per favore, possiamo parlare col paziente? È molto debole, ma chiaramente non posso impedire proprio a voi di parlarci. Lei è l'ispettore capo Derrick? Sì, sono io. Mi scusi se non mi sono presentato. Questo signore è il procuratore Heine. Il signor Abel voleva parlarle. È venuto appena in tempo. Ecco, il signor Abel non supererà la notte. In camera c'è anche la famiglia. Prego, accomodatevi. La ringrazio. Per favore, vorrei parlare da solo con suo marito. Dottoressa, la prego. Buongiorno, ispettore. Buongiorno, signor Abel, e grazie. E così, signor Abel, è stato lei a uccidere Rubish. Incredibile, vero? Infatti io non ci credo. Ma deve crederci. Io ho confessato tutto. Quello che ho detto è stato registrato. Era presente un avvocato e anche un prete che mi ha assolto da tutti i miei peccati. Nonostante questo, io non ci credo lo stesso. Signor Abel, vorrei che mi ripetesse quello che ha dichiarato nella sua confessione, cioè che lei ha sparato al suo principale perché lui... Cosa ha fatto? L'ha accusata di appropriazione indebita, se non sbaglio. Mi sono solo ripreso quello che lui aveva portato via a me. Per anni e anni mi ha imbrogliato decurtandomi le mance. La metà era sempre per lui. Io non ho fatto che riprendermi quello che mi aveva rubato. Lui mi ha sorpreso e voleva picchiarmi. Allora... ho dovuto sparargli. Signor Abel, lei non è capace di sparare ad un uomo. No. No. Stavolta però, questa volta, signor ispettore capo, lei si sbaglia. Si avvicini un po'. Voglio dirle una cosa che non sa ancora nessuno. In casa mia c'è una soffitta... Stia calmo.
calmo, signor Abel. Cosa ha trovato? Soldi? Accidenti, un bel mucchio anche. Ho preferito aspettarti qui. Appena te ne sei andato, è morto. Ecco, questa è la perizia. E questa è l'arma dalla quale sono partiti i colpi che hanno ucciso Rubish. Ci sono le impronte di Rubish e di Abel. E questo è il denaro che Abel, secondo la sua confessione, avrebbe rubato dalla cassa quando Rubish lo ha sorpreso. Non trovi che è tutto perfetto? Troppo perfetto per essere vero. Stefan, tutti qui siamo dell'idea... Quale idea? Che le cose potrebbero anche essere andate come ha raccontato Abel. Sirik non ha mai confessato. È stato condannato solo sulla base di indizi. Perfino il procuratore dice... Cosa? Che... Cosa dice? Dice che la confessione è valida e credibile. Alex Sirik e Rubish, proprietari di un night, soci e amici. Fino a quando Rubish non seduce la moglie del suo amico, se ne innamora e dammi una sua foto. Non abbiamo una foto della donna? Ecco. Grazie. Certo, Rubish si innamora di questa donna e forse anche lei si innamora di lui. Non abbiamo una foto anche di Rubish? Lei si innamora di questo signore. Sì, perfettamente comprensibile. Storie di due persone giovani che si innamorano capitano tutti i giorni, non ti pare? Questa relazione però non rimane segreta e così Sirik ne viene a conoscenza e c'è un testimone oculare che dichiara: quando Sirik lo ha scoperto è impallidito e ha esclamato "lo ammazzo". Esatto, ha esclamato "lo ammazzo". E adesso continuala tu questa storia. Sale sulla sua macchina e corre al night pensando di trovarci Rubish. Ecco quello che ha dichiarato: sono arrivato al night e ci ho trovato un morto. Telefona egli stesso alla polizia per avvertirla che in quel locale lui ci ha trovato un morto. E ora cosa salta fuori? Che a sparare a Rubish è stato un cameriere. Un cameriere che per anni è stato taglieggiato sulle mance. Le due storie combaciano bene. Anche troppo. Ispettore, voglio dirle una cosa. Io sono convinta che sia stato mio marito ad uccidere Rubish, non Abel. Quel cameriere non era davvero il tipo. Era un uomo che non avrebbe fatto del male a nessuno. Era totalmente candido e indifeso. Sì, ma vede, purtroppo a casa sua abbiamo trovato l'arma del delitto. Già, con le sue impronte digitali. Non ci credo ugualmente. Ah, nemmeno io ci credo se è per questo. Ma suo marito ha lo stesso molte probabilità di uscire di prigione. Che c'è, signora? È un'idea che la spaventa? Mi spaventa a morte. Voglio confessarle una cosa. Le rivelerò un fatto importante che non ho detto neanche in tribunale. Prima di entrare in prigione, mio marito mi ha detto: la pagherai anche tu. Buongiorno, signora. Buongiorno. Mi prende la valigia in macchina? Certo, naturalmente. I signori sono della polizia criminale. Buongiorno. Buongiorno. Prego, accomodatevi. Ha chiamato varie volte suo cognato. Voleva sapere quando tornava. Grazie, signor Haupt. Mio cognato ha telefonato qui.
Adesso telefona. Finora aveva interrotto ogni rapporto con me. Quando uscirà mio marito? Domani? Dopodomani? Non ci resto in questa casa. No, così presto non è possibile. Per la scarcerazione è necessaria un'ordinanza del giudice, il che richiede un certo tempo. Insomma, non si aspetti che domattina suoni il campanello. Ispettore, mi ucciderà, ne sono sicura. Mi ucciderà come ha ucciso Rubish. Ho visto la macchina, è arrivata? Sì. C'è anche un'altra auto. Non è venuta sola? No, ci sono dei funzionari della polizia criminale. Bene, allora entriamo subito. Salve, e bentornata a casa. Ho cercato di rintracciarti dove eri in vacanza. Queste sono notizie, eh? Buongiorno, i signori della polizia criminale. È un piacere vedervi. Ce l'avete messa tutta per far condannare mio fratello e alla fine ci siete riusciti. Siete venuti per scusarvi, vero? Dica un po', ha preso un colpo di sole per caso? È un bene che ci siamo incontrati, perché lei è convocato per domattina nel mio ufficio, è chiaro? A 9 in punto. Sì, ma ammette di essere andato a trovare Abel in ospedale. Certo che lo ammetto. Vuole sapere perché ci sono andato? Erano 20 anni che faceva il cameriere da noi. Era ammalato e stava morendo. Era mio dovere andarlo a trovare. Lei è andato a trovarlo più di una volta. Sì, perché proprio a me, per primo ha confessato una cosa tremenda. Mi ha detto: so che sto per morire, prima che sia troppo tardi voglio liberarmi la coscienza da un gran peso. Allora non ho perso tempo e ho interpellato un legale per un consiglio sul da farsi. E adesso volete dirmi perché sono stato convocato? Perché vi dicessi tutto questo? Le confesso una cosa, è stato un piacere dirvelo. Immagino che lei abbia voluto vedermi perché ha dei dubbi sulla confessione del cameriere. È così? Esattamente. Ora le dirò una cosa che probabilmente la stupirà. Li ho avuti anch'io. Anche a me sono venuti molti dubbi. Il mio primo pensiero è stato: qui i conti non tornano. Avevo seguito tutto il processo. E l'ho trovato giusto. Sì, ho trovato giusta la decisione di condannare Sirik. Anche se lui non ha mai ammesso niente, però adesso mi sono trovato di fronte a una confessione spontanea. Già, ho ascoltato tutto attentamente e senza prevenzioni. E mi sono fatto convincere. Poi ho scritto tutto, in forma legale. Tutto quello che mi è stato dettato. Vermi. Vermi! Il fratello di Sirik è un verme. Anche l'avvocato è un verme. E questa storia è il frutto di un complotto ordito da quei signori. Io sono più che convinto che il cameriere sia stato indotto da qualcuno a dare una confessione falsa. Era un cameriere abituato a prendere mance. E questo è stato parte integrante del suo guadagno per tutta la vita. Quindi l'unica incertezza riguarda il tipo di mancia che ha accettato nel nostro caso, o meglio l'entità della mancia stessa. Poi, nello spazio di 3 giorni, qualcuno è andato a nascondere nella soffitta di casa Abel l'arma del delitto e il denaro che lui avrebbe sottratto alla cassa. Quindi, in soffitta, qualcuno deve esserci pure andato, no? Il che vuol dire che la signora Abel sarebbe complice. Ha il denaro che il marito ha ricevuto per confessare il falso prima di morire. Buongiorno, signora Abel. Buongiorno. Disturbo? Complimenti inutili. Lei ha bisogno di qualcosa e quindi entri. Vedo che ha fatto delle compere. Già. Qualche vestitino. Era tanto che li desideravo. Anzi, voglio approfittare della sua presenza per qualche consiglio. Dovrebbe dirmi quali mi stanno bene. E soprattutto quelli che non mi stanno bene. Ma d'accordo, ci proverò, ma non garantisco. Sa, è una cosa molto strana. Per una donna scegliere dei vestiti è un po' come mettersi alla ricerca di se stessa.
In fondo vorrebbe sapere chi è. Se è questo. Oppure. Oppure se è quest'altro. O magari. Ecco, quello. Quello le sta bene. Sì. Non sono convinta che io sia quello. Poi non so decidere se ho fatto una cosa giusta o se invece è stato un errore comprarlo. Come mi sta? Le sta benissimo. È meraviglioso. Il fatto è che anch'io mi sto chiedendo chi è lei e devo ammettere che la risposta a questa domanda è impossibile o comunque molto difficile. Può restare ancora? Sì, certo. E di questo cosa dici? Sì, questo è un genere diverso, ma naturalmente mi piace. Anche se l'altro le dava un fascino molto particolare. Vede? Non è facile decidere. Non ho saputo rispondere alla domanda chi sono io. E lei? Neanche. Allora adesso mi dica perché è venuto a trovarmi. Volevo solo vedere com'era la sua vita. Se la cavava bene o male. Abbastanza bene. Anche finanziariamente? Sì. Ho avuto dei soldi. Da Sirik, cioè da Alex, quello che è in prigione. Me li ha portati Robert, il fratello. Già. Io gli ho detto subito soldi, soldi per cosa? E lui ha risposto che Alex ha apprezzato molto il fatto che mio marito l'abbia scagionato. L'ha scagionato? Sì, insomma, che alla fine abbia ascoltato la sua coscienza. E non potendo ringraziare lui perché non c'è più, ringrazia la famiglia. Può dirmi quanti soldi le ha dato? Un po' di marchi. Così suo marito, l'assassino, ha provveduto per tutti voi. Lei indossa vestiti nuovi, suo figlio ha una moto nuova e tutti ricordate il caro estinto con profonda gratitudine. Amen. Let's go! Nascondi la faccia, così, ok? Attenti, 6, 7 e 8, go! Go! 5, 6, 7, andiamo! Ora insieme! Così, sollevami! Le braccia ben tese, mi raccomando, altrimenti si piegano e io cado! Bene, così! 4, 5, 6, 7 e 8, go! Chris, portamento! Pensa di più al portamento, forza! Attenti! 1, 2, bene così! 1, 2, 5, 6, 7 e 8, go! Proprio questo ha scelto. Sì, sì. Questo è il locale dove suo marito ha ucciso una persona. Non le piace, vero? Lo credo. Perché ha voluto portarmi qui? Perché trovo molto opportuno che lei si faccia vedere in questo locale. Così può dimostrare che lei con l'assassino non ha assolutamente nulla a che fare. E non c'è un altro modo per dimostrarlo. Salve, chi si vede? Buonasera, signor Sirik. Ruth è venuta a trovarci, molto brava. Buonasera, ispettore. Lei non è un cliente abituale, vero? Cliente abituale? Ah, no, ma conosco il locale, ovviamente, perché è stato lo scenario di un delitto. E ci ha portato la signora Abel. Sì, infatti stasera vi ho portato la signora Abel. Ma perché si muove continuamente? Stia fermo, mi dai nervi. Bravo. Eh sì, ho portato la signora Abel. Fermate un momento quella musica lassù, per favore. Grazie. Ragazzi, siete bravissimi. È stato un piacere guardarvi, ma adesso dovete uscire. Andate, andate, grazie. Molto bene, complimenti, bravi. Allora, adesso sappiamo tutti quello che è veramente successo qui e chi è il vero assassino. Vede, Sirik, io ero fermamente convinto che l'assassino fosse suo fratello, ma a quanto pare mi sono sbagliato. L'assassino è Abel, un cameriere che lavorava qui. Aveva senza dubbio un movente ottimo, ha confessato in punto di morte e aveva l'arma del delitto.
In sostanza, ho tutti i motivi per scusarmi con la sua famiglia. Capisce? Devo riparare a un torto molto grave. Ecco perché sono qui. E perché la signora Abel? Oh, ma la signora... La signora adesso è la moglie di un assassino. Ora è così che bisogna vederla. Dovunque vada è la moglie di un assassino. Nel palazzo dove abita, nei negozi dove fa compere, in tutta la cerchia delle sue conoscenze è solo la moglie di un assassino. E io oggi sono venuto qui con la signora in forma ufficiale, come funzionario di polizia, per affermare che è la moglie dell'assassino, ma che non ha niente a che fare con l'omicidio. Quindi ci troviamo qui solo per sottolineare la sua completa estraneità, la sua non partecipazione all'omicidio del signor Rubish. Vuole bere un bicchiere di vino con noi? No, no. Apriamo il locale fra pochi minuti, però vorrei invitarla io. Offre la casa, ispettore. Probabilmente ci vorrà meno di una settimana. E poi chissà che non debbano anche pagarti un bel risarcimento danni. Cosa fa Derrick? Vorrei tanto saperlo. Gli gira qualche idea per la testa, ma sa Dio cos'è. Buongiorno, signor Abel. Ha trovato il tempo di venire? Lei sa che di tempo ne ho tanto. Voleva parlarmi, quindi sono venuta. Allora, è naturale, no? Sì, certo. Ma posso dire lo stesso che mi fa piacere vederla. Venga, sediamoci qui. Prego. Allora, mi dica di che si tratta. Sì, certamente, ora glielo dico. Ecco, potrebbe guadagnare dei soldi. Ho un'offerta per lei. Per me? Che genere di offerta? Un mio buon amico è redattore di un giornale ed ha avuto un'idea per un'inchiesta molto singolare e interessante. Come vivono i parenti di un assassino, quello che pensano, quali problemi devono affrontare e come li risolvono. Insomma, una vita vissuta all'ombra di un delitto che però loro non hanno commesso. E il pericolo in agguato è che anch'essi diventeranno un po' assassini un brutto giorno. Ah, un momento, naturalmente solo nel pensiero delle altre persone. Ho detto al mio amico che attualmente sto lavorando a un caso molto interessante, e cioè la moglie di un omicida. Questo dovrebbe essere anche il titolo della storia. La moglie dell'omicida. Oh, mi scusi, non le ho ancora chiesto che cosa vuole bere. Acqua minerale. Acqua minerale. Senta, la proposta non mi interessa. Non ho voglia di parlare di questa storia. Sì, sì, lo prevedevo e l'ho detto subito al mio amico. Ma lui insisterà perché si è entusiasmato al titolo La moglie dell'omicida. Eh sì, credo che si farà vivo con lei. Si chiama Joachim Woman. E così saprà subito di che si tratta, signora. La smetta, non si accorge di quanto mi tormenta. Ti sei messo male un'altra volta. Mi spieghi come faccio a uscire dal garage con te posteggiato in questo modo? Va bene, adesso mi sposto. C'è bisogno di usare quel tono. Ma quale tono? Non lo sopporto e non glielo permetto. Per carità, mille scuse. Magari anche tu hai una pistola in tasca. Provi a ripetere quello che ha detto. Magari anche tu hai una pistola in tasca. Abel. Ah, signora Abel. Io mi chiamo Woman. Sono un giornalista. Sono qui nell'ufficio dell'ispettore Derrick, il quale mi ha detto di averle già accennato alla mia idea. Infatti, me ne ha parlato. Vorremmo dare risalto alla sua storia.
quello che ha dovuto sopportare in questo periodo, i suoi sentimenti, come ha superato i fatti e quello che pensa oggi. A che riguardo? Beh, riguardo al fatto di essere la moglie di un assassino. La sua vita deve essere cambiata parecchio, no? Mi volete lasciare in pace una buona volta? Benny, ma che cosa è successo? Benny! Benny! Benny, apri, avanti! Benny, apri, apri subito, ho detto! Per favore, per favore! Benny! Cosa ti hanno fatto? Dimmi cosa ti è successo! Ti hanno trattato male! Cosa ti hanno fatto? Mi hanno chiesto se anch'io vado... Vado in giro con una pistola in tasca! Sono d'accordo. È un tema veramente interessante. Cosa si prova ad essere la moglie di un assassino? Come ci si sente ad essere la moglie di un assassino sapendo perfettamente che il marito non era un assassino? Se vuoi il mio parere, penso che... Ah, sono contento che sia venuta. Signora Abel, le presento il signor Woman, il giornalista di cui le ho parlato in merito a quel progetto. Buongiorno, signora Abel. Buongiorno. Possiamo parlare un momento? Ah, sì, certo, venga. Ma perché insiste così? A fare cosa? La moglie di un assassino. Non fa altro che ripetermelo. È lei che è ossessionato, non io. Ma vuole che lo diventi anch'io. Io non voglio niente del genere. L'ossessione è soltanto sua. Lo è ora, lo sarà domani. E se la porterà dietro per tutta la vita. Signora Abel, non è questo il momento di innervosirsi. Non vuole parlare con il mio amico. Mi ha promesso che pubblicherà esclusivamente quello che lei gli permetterà di pubblicare. Va bene. Cominci pure. Dunque, parliamo di suo marito. Cominciamo da lui. Ho preso qualche informazione su come era. Era molto benvoluto, sempre disponibile, di animo buono. Era amico di tutti, forse un po' debole. Subiva sempre, non riusciva mai ad imporsi. Dicono anche che era assolutamente incapace di fare del male e che gli altri contavano per lui quasi più di se stesso. Ora vorrei chiederle, quando, in quale occasione lei si è accorta che quest'uomo nascondeva anche un lato malvagio, crudele, che probabilmente aveva già manifestato altre volte? Magari verso di lei e suo figlio. Non dimentichi che l'omicidio era premeditato. Ha preso dei soldi dalla cassa e fin da prima deve aver calcolato il rischio che qualcuno lo potesse cogliere in flagrante. Infatti aveva portato con sé una pistola, il che dimostra che era pronto anche a uccidere. Ma lei, sua moglie, lo credeva capace di uccidere? Io sono convinto di no. Lei semplicemente ignorava che suo marito nell'animo fosse un assassino. Mi sono sopravvalutata. Dovete scusarmi. Mi accorgo di non avere la forza di sopportare questo discorso. Scusate. Scusate tanto. Mi dispiace. Derrick, mi piace quella donna. Ti capisco, piace anche a me. Grazie di avermelo detto subito. Signora Haupt! Sì, mi dica. Niente, volevo solo sapere dov'era.
Ma io sono sempre qui. Polizia criminale. Sono Elena Sirich. Un momento, per favore. Stefan, la signora Sirich. Sì, grazie. Dica, signora Sirich. Mio marito è stato rilasciato, l'ho saputo ora. Che devo fare? Andarmene? No, no. Rimanga pure dov'è. Noi arriviamo tra pochi minuti. Molto bello essere tornati padroni della situazione. Ti va di bere qualcosa? O vuoi correre subito a casa? Subito a casa. Non vedo l'ora di tornarci. Tu cosa pensi? Ci sarà dello champagne in fresco? Puoi giurarci. Signora! C'è la polizia! Meno male che siete arrivati. Avevo già preparato le valigie. Stia tranquilla, non deve più aver paura. Finché ci siete voi non ne ho. Rimanete, vero? Rimaniamo, rimaniamo. Ha paura anche la signora Haupt. Non vuole più stare in questa casa. Senta, signora, abbia fiducia in me. Non deve assolutamente preoccuparsi. Sono qui per parlare con suo marito. Preparati a essere torchiata per bene. Quella è la macchina di Derrick. Buongiorno, signora Haupt. Come mai non dice niente? E cosa vuole che dica? Mi piacerebbe che dicesse bentornato a casa. Buongiorno, signori. Ciao, Elena. Ci rivediamo, eh? Ti trovo bene, sai? Forse un po' pallida. Ti dona. Derrick, vederla è sempre un grande piacere. Veramente. Oggi in modo particolare. Però qui siamo in casa mia. E quindi se ne vada. Niente da fare. Le ho riportato una cosa che le appartiene. Ecco, prenda. Sono suoi. Che roba è? I 300.000 marchi che ha dato alla signora Abel ormai non sono più necessari. Le è chiaro il concetto? Idiota! Li lasci lì. Conviene arrendersi, signor Sirich. È pulito.
Sa che la trovo meglio del solito. Forse perché dopo tanto tempo ora riesco finalmente a dormire bene. E devo ringraziare lei. Dell'acqua minerale? No, una coppa di champagne.